Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre. Andrea Di Pre per il sociale, Andrea Di Pre ancora una volta dalla parte della grande musica e della grande arte. Due nomi, due volti, due talenti che tutti conoscete ormai in Italia. Patricia Bordes Rientes, Patrizia, è sempre un grande piacere ritrovarti. Anche per me. Grazie, con la mamma Rosaria. Grazie, allora, anche per me. Trasmissione intensa, sontuosa, gravida di significazioni, grande musica, grande arte, grande poesia, grande profondità. Ma subito, intanto, l'Andrea Di Pre del sociale debutta con la provocazione per Patrizia, che ha sì preparato alcuni brani classici, ma intanto... Patricia Bordes Rientes, puoi cantare per il pubblico di Pepe del Sociale Dezz'amore? Oh, guarda, questa canzone qui è... Ma direi... Dezz'amore. Passerei la parola a Rosaria perché non sa molto bene. Dai, su, su. Sentiamo, dai, sentiremo anche la mamma cantare. Sentiamo Rosaria. Dai. No, no, va bene, dai, allora... Cantala tu un attimo, è la prova del 9 questa, la prova del 9, cantala tu. No, passiamo un altro, anzi vorrei fare una cosa diversa. Patricia, io vorrei cantala, dare... io vorrei dare un'introduzione diversa alla cosa, no? Dunque, io praticamente con le mie amiche, ragazzi, fans, tutti voi che mi seguite, e mi sono trasferita a Montichiari e ho fatto una versione baby della canzone Heidi, che voi tutti conoscete, i cartoni animati, trasformata. Subito per noi, forza! Patti, tu che vieni dai monti Chiari, le colleghe ti fanno ciao, acci, picchia, tu è un profe fantastico, Patti, Patti, devi studiare di più. Un applauso, stupenda. Allora, alterneremo grande musica a grande, ma intanto è impossibile non passare alla presentazione degli ultimi grandi capolavori fatti con... Zolette di zucchero e anche zucchero, zucchero a velo. Da Rosaria Riente. Allora, la regia intanto si può inquadrarci, perché passerei a mostrarvi, guardate, li alzo io un attimo, sto molto attento, guardate, allora, dal coniglietto, stupendo, guardate, complimenti Rosaria. Grazie, giralo che si veda. Guardate. Ecco, ovviamente qui abbiamo il castello di Desenzano del Garda. È un castello mio questo. Ah, un castello tuo ideale. Ideale. Ecco, mi puoi tenere un attimo il microfono perché adesso mostrerò l'ultima sua invenzione. Devo stare molto attento. Questa è la Paperotta. Allora, mettiamo il cappellino dopo. Lasciamo pure perché comunque devo. Ah. È bello anche far vedere tutto quanto insieme. Allora, attenzione. No, lo mettiamo dopo. Ecco. Allora, il. Guardate. Il cappellino gli dava fastidio, se l'ha levato. Sì, ma il cappellino era, era in bilico, ma comunque è stupenda, sì, anche senza cappellino. Girala così, l'altra parte, che si veda il... Stupenda. Cioè, il lavoro tutto fatto con zucchero, ma dentro è una torta normale, cioè farcita con crema alla gianduia, crema alla frutta, chantilly, come uno vuole. Straordinaria. Allora, Patricia, vieni pure qua. Perché siamo pronti per proporci intanto un grande classico della musica internazionale, La valigia di Julio Iglesias. Prego. Ecco, ti tengo il microfono io, Patricia. Sì. Un attimo. Prego, è tutto rigorosamente in diretta, intanto... Rosaria, che soddisfazione, sì, tu sei poetessa, sei artista, tua figlia canta, adesso c'è una con un successo enorme. Sì, è bellissimo che possiamo dire. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio e tu senza dir niente hai trovato il coraggio con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando ti arrabbi sei ancora più bella. E così su due piedi io sarei liquidato, ma vittima sai di un bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce, tradisce a metà, per 5 minuti e non eri più qua.
Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Complimenti Patricia, sentiamo la mamma che con il ritornello. Questa. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, tutto il nostro passato nella valigia non ci può stare. Complimenti. Allora attenzione, devo andare un po' veloce perché voglio fare una miscellanea. Patricia ormai è un talento che tutti conoscete perché ha fatto di tutto, ha conquistato il Blatè internazionali, fra poco un'altra canzone molto importante. Rosaria, torniamo ancora su di te un attimo, le tue poesie, ma puoi brevemente cantare qualcosa tu invece, una canzone che dicevi prima, mentre Patricia si prepara già per il prossimo pezzo? Beh, la unica che posso cantare, però ho bisogno di un goccino d'acqua perché... Ma no, fallo lo stesso, dai, ecco. Proviamo. Allora, canto un pezzettino di Beniamino Giglio. Sentiamo. Allora. Sentiamo. Allora. La una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu sul mio cammino. Tu mi accompagni e segui il mio destino, tu sei la vita e la felicità. Dimmi che l'amor tuo non muore, che come un faro d'oro non muore mai più. Dimmi senza ingannare il cuore, che il sogno mio d'amore per sempre sei tu. Che meraviglia, che melodia, che antiche rimembranze argentine nella canzone di Rosaria, italiana sì, ma anche argentina. Ma ecco che la figlia Patricia Bordes Rientes è pronta per un'altra delle sue magnifiche interpretazioni. Ha sicuramente preso dal tuo talento, certo. Patricia poi l'ha sviluppato. Certamente, ha preso anche il suo, cioè, esatto. Ha ereditato, diciamo, qualcosa mio, però. Lei si è resa unica in quel modo che. Adesso vediamo cosa ci propone, siamo tutti in attesa di sentirla. Di nuovo in onda, gentili telespettatori, Andrea Di Pre per il sociale con Rosaria Rientes e con Patricia Bordes Rientes, madre e figlia, artiste. Allora, mentre Rosaria fra poco ci delizierà con una sua nuova poesia, volevo dire a Patricia, tu di fatto dimostri una completezza che ti porta ad essere anche una presentatrice. Sì, infatti mi piace molto intrattenere il pubblico, ho partecipato come pubblico a programmi come The Money Drop, Pomeriggio 5, e ho fatto un po' divertire il pubblico nell'attesa che c'erano, insomma, i concorrenti. Ecco, c'è anche una piccola curiosità, perché sembra che non ti abbiano preso una volta per via di una... Nel senso, mi è capitato un po' X Factor che hanno detto che c'era già la Belene, quindi Sugar c'era già una, magari sai, io diciamo non sono all'altezza della situazione, però posso dare anch'io tanto. Certo, Argentina come te, quindi Argentina, ecco, però per dire, intanto lo dimostro qui in questo programma che è sempre più seguito. E allora, Patricia Bordes Rientes, siamo pronti per ascoltare, è già pronto il tuo caffè. Allora, esattamente il titolo si chiama Il caffè del mattino. E adesso te la canto. Corri, corri, vieni da me, è già pronto il tuo caffè. Tu che mi illumini il mattino, sei nel mio pensiero così vicino. Alzo gli occhi e ti intravedo. Corri, corri, vieni da me, è già pronto il tuo caffè. Sento un tuffo al cuore, ardi più del cammino. Tremo al pensiero del tuo cuore, del tuo sì, ormai vicino. Corri, corri, vieni da me, è già pronto il tuo caffè. Ora sei qui, non ti lascio più, teneramente mi abbracci. Bevi il caffè, ma vuoi di più. Corri, corri, vieni da me, è già pronto il tuo caffè. Stretti vicino al cammino, divento il tuo cuscino. Dormi, dormi, dormi fino al mattino. Corri, corri, vieni da me, è già pronto il tuo caffè. Eccolo, è per te. Che meraviglia, complimenti Patricia. L'ha scritta lei questa canzone, l'hai scritta tu, è cantautrice.
Allora, Rosaria, so che hai pronta la poesia, sì, sentiamo. Sì, no, speriamo. Andiamo un po' veloci, complimenti, sentiamo perché Rosaria è una poetessa, sentiamo. Sì, anche se faccio una metà della poesia. Certo, molto breve perché basta soltanto un attimo. Allora, passeggiando con la mano in mano sul rio al mare, vidome il sole tramontare, sedute sulla spiaggia ci misimo alla romantica atmosfera a contemplare. La notte cadde su di noi illuminata del chiaro di luna e delle stelle, mentre i suoi raggi giocarellavano i nostri capelli. E mentre tu mi sussurravi parole d'amore, io mi guardavo nei tuoi occhi e sentimmo nascere nel cuore l'amore. Intanto allora siamo giunti alla parte finale del programma. Quindi avete visto bellezza, le torte, le rivediamo ancora un attimo, il coniglietto, la paperotta, il castello, opere realizzate con le zollette di zucchero. Zucchero, pensate. Sì, infatti. Ma come fai ad accatastare, a creare questo conglomerato batuffoloso? Diciamo che non è facile perché poi bisogna ritagliare, non è che uno mette solo le zollette, certo, quadrate, cioè deve dare la forma, la dimensione, deve diciamo percepire. Ma infatti, attenzione, proprio osservando come crea le sue opere Rosaria, voi capirete anche il modo di creare degli antichi romani quando costruivano le mura. Io la giro un po' qua anche perché si vede alla facciata che quella è il, certo, retro, no? Ecco, la giro io. E così. Allora, nella parte finale, Patricia è pronta per regalarci un'ultima emozione con la sua canzone. Sentiamo Patricia cosa ha pronto per noi, però anche qui la voglio sfidare ancora. Patricia, cantami una canzone a tua scelta di Katy Perry, per cortesia. A tua scelta. Non la riconosce. A tua scelta, Patricia. Sì. O di Lady Gaga o di... Sì, una che ti piace, Patricia. Patricia, di Lady Gaga allora una, per piacere. Un altro che ha creato lei. Mi canti qualcosa intanto, Rosaria? Beh, diciamo che io prima di cantare volevo lanciare un piccolo messaggino. Dillo, no? Pure, guarda la telecamera. Ecco, noi stiamo preparando un sito, un blog, un sito, perché potete così vedere tutte le novità. E non solo nelle creatività di torte, di zucchero, di pasta di zucchero, ma anche nella cucina. Io sono molto preparata in cucina, del piatto più semplice al più sofisticato, che mi piacerebbe anche che voi conoscete queste mie specialità. L'Antonella Clerici di Brescia. Sei l'Antonella Clerici di Brescia. Beh, diciamo che tratto di fare del mio meglio, è una passione che ho di creare, di fare cose che portano allegria, soddisfazione. Certo, sei la Parodi del Lago di Garda, cotto e mangiato, possiamo dire. Cotto e mangiato. Io sono pronta a cucinarlo, basta che ci sia chi lo mangi. Brava. Allora, sei pronta, Patricia? Intanto qui avete capito come di preparis sociale diventa spazio domestico, perché sono realmente dentro la cucina della famiglia Rientes. Ma chi vi dà questo? Noi. No, infatti, sei pronta, Patricia? Perché il tempo sta finendo. Ti aiuto con aver svelare questi nostri segreti. Ma certo, ma Andrea di Preparis il sociale vuole questo, vuole incantare il pubblico. E allora sentite che cosa Patricia, per salutarvi e per farvi tanti auguri, è pronta a cantarvi. Intanto la regia può inquadrare anche l'ambiente, la bellezza, qui la tranquillità in cui siamo. I quadri, infatti. Ecco per voi una sorpresa, un tributo a Modugno. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Questa parte, grazie. Poi all'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu. Dipinto di blu, felice di stare lassù.
volavo, volavo nel cielo infinito, più in alto lassù. Patricia, scusami. Sì? Straordinaria, grazie, perché complimenti per questo incanto italiano. E... volete che faccia una cosa? Però ne vorrei sentire una delle pop star moderne. Questo mi devi fare un Lady Gaga o una Katy Perry o una Miley Cyrus. No, nicht, piuttosto faccio il mio primo inedito. Una di queste moderne. No, il mio primo inedito, l'arcobaleno e tutto, come siamo partiti, quando ci siamo conosciuti, no? Di Shakira anche. No. Patrizia, devi farne una in inglese adesso. Sennò non possiamo. Allora cedo un attimo la parola alla regia e torno subito. Avevamo solo un minuto, però ce la farà Patrizia, perché volevo regalarvi quest'ultima emozione. Allora, Rosaria, che meraviglia. Ha poco tempo lei, che è tutta impegnata con la scuola, con il lavoro, con il trasloco che ha dovuto fare per il suo appartamentino. Allora dopo, più avanti, avrà più tempo, perché già avendo sistemato tutto, ma in questo periodo proprio siamo... Lo so, Patrizia è molto impegnata, e anche la madre ovviamente... Tanto. Però insomma, dai, vediamo se ce la facciamo un attimo. Grazie regia, intanto se possono. Patrizia, veramente devi ecco. Su, Patti, dai. Ma qui veramente. Intanto una ricetta al volo, che ricetta ci puoi consigliare? Iniziamo la cotto e mangiato di Rosaria Oriente. Qual è la tua ricetta del giorno? Che cosa vuoi insegnare? Va bene, ricetta o sul cibo o sul dolce? Vai sul dolce. Allora, io farei un dolce che in spagnolo si chiama budino di pane, che sarebbe come una specie di crème caramel, però viene elaborato con il pane che a volte ci rimane in casa, che è duro, che non riusciamo a mangiare. Allora bisogna tenerlo da conto e poi prepararlo con il latte, le uova, il caramello, prepararlo, metterlo a cuocere nel forno sul bagnomaria ed ecco fatto. Grazie Rosaria. Patrizia, sei pronta? Perché la diretta purtroppo siamo fuori dai tempi ormai, non so, perché Patrizia tende sempre alla perfezione. Ecco, sento dai. Allora, bellissimo, sentiamo, prego. I won't be easy, your thing is strange. When I turn back, how you feel? That's a style, new love, after this dawn. You won't leave me, all you'll see is girl on Sydney. Around, she's dressed up to the nine. I'm 6 and 7 with you. I hate to leave and I hate to change. Who'll stay all my life downhill? Looking out the window, stay or hide on the sun. So much freedom, right or right, it's fair neighbor to you. Nothing impress me, it's hold. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The rising I left you. Or trust my everyday, my happy existence. I kept my promise. Stupenda. Grazie, che conclusione stupenda dall'Argentina. La loro appartenenza. Complimenti alla famiglia Rientes ed Andrea Di Pre. Questo è Andrea Di Pre per il sociale. Patrizia, saluta il tuo pubblico. Alla prossima.
Ciao carissimi, spero che vi sia piaciuto e tratteremo di fare sempre il nostro meglio per dare un po' di allegria e un po' di gioia a tutti voi e anche per noi. Complimenti, grande arte, grande tradizione, grande famiglia. Famiglia Riente, Andrea di Preparazione Sociale, a presto.